delle poesie più famose di Montale, si intitola I limoni. E Montale inizia così, dice: ascolta lettore, ci sono i poeti laureati, quelli importanti, quelli che dicono cose importanti, e questi, dice, si muovono soltanto tra le piante dai nomi poco usati, i bossi ligustri, gli acanti. La domanda è tra le cose straordinarie che si nasconde il mistero della vita? È tra le piante dai nomi strani, tra le piante esotiche, lontane? E dice, ma io per me preferisco seguire il sentierino, addentrarmi tra le pozzanghere ordinarie, mezze seccate, scendere tra i ciuffi di canne, nelle cose quotidiane, no? Ordinarie, negli orti, e lì stare, dice, tra gli alberi dei limoni. Gli alberi dei limoni. E dice, si ascolta il sussurro dei rami amici, nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di questo odore che non si stacca da terra. E piove in petto una dolcezza inquieta. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. È bella l'immagine, dice, sì, poeti laureati importanti, i bossi ligustri, gli accanti. Per quelli come me, si tratta di scendere tra i limoni. Lì non è un odore che si stacca da terra, non è un odore eccelso, non è quello che ti richiama le terre lontane, neanche si stacca da terra, appunto. E lì troviamo la nostra parte di ricchezza, noi poveri, noi poeti delle poche cose. E la nostra ricchezza è l'odore dei limoni. Noi celebriamo l'ascensione di Gesù. Ora, l'ascensione di Gesù. Gesù, colui che amiamo, ascende al cielo, si stacca da terra. Se leggiamo il finale del Vangelo di Luca e l'inizio degli Atti degli Apostoli, l'immagine è questa. Gesù raduna i suoi discepoli, gli undici almeno, sul monte dietro Gerusalemme, Monte degli Ulivi, li benedice, alza le mani su di loro, e mentre alza le mani su di loro e li benedice, si stacca da terra e comincia a salire. E gli undici sono lì che lo guardano salire, come facevamo noi da bambini quando lasciavamo andare il palloncino, no? Che sali su e lo segui e ti sforzi finché non lo vedi. A un certo punto, dicono gli Atti degli Apostoli, una nube lo nasconde ai loro occhi. È un'immagine spaziale, parla di spazio. Giù all'inizio Gesù coi piedi per terra, e dopo è su. Allora, questa è un'immagine che le prime comunità cristiane elaborano per cercare di dire come Gesù è presente oggi. Non tutti i Vangeli lo raccontano così. Uno prende il Vangelo di Matteo e alla fine non si parla di ascensione di Gesù. Il Vangelo di Matteo si conclude così: Gesù che sul monte, in Galilea, raduna gli undici, questi si prostrano davanti a lui, qualcuno però dubita, e Gesù dice, sapete, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, e quindi andate, dovunque andiate io sono già lì. Andate a disseppellirmi, andate a farmi emergere, è iniziato il grande nascondino, io sono già lì presente, immergete le mani nella storia e fate emergere il tesoro che nasconde, il tesoro di vita che freme dentro, perché io sono lì, non è che mi portate voi, io sono già lì presente, e quindi andate, liberatemi. Non si parla di ascensione. Marco lo racconta in modo ancora diverso, Giovanni in modo ancora diverso, non si parla di ascensione. Allora, cosa voglio dire? L'ascensione è una bella immagine che ha parlato a tante generazioni di cristiani e che i nostri padri hanno elaborato nel primo secolo. Nel primo secolo il cielo che cos'è? Il cielo è la grande tenda che copre il mondo, le montagne, il telo impenetrabile. Quando Gesù sale al cielo sta riaccogliendo il grande abbraccio del Padre.
I cieli sono i cieli del Signore, dice il Salmo, ma ha dato la terra ai figli degli uomini. A noi toccano i limoni, capito? Mentre i cieli sono di Dio. Gesù sale al cielo, vuol dire torna ad essere assorbito dalla luce di Dio. Ora, questa è un'immagine bella, forte, pericolosa. Probabilmente oggi useremo un'immagine un po' diversa per cercare di esprimere il fremito di gioia che ci percorre quando diciamo Gesù è con noi. Io e Gesù siamo una cosa sola. L'amore mi attraversa. Come faccio a dirlo? Oggi non useremo più l'immagine di Gesù che si stacca, perché oggi per noi il cielo è un'altra roba rispetto al primo secolo, perché per noi il cielo non è più l'irraggiungibile, non è più la sfera divina. Oggi per noi il cielo è permeabilissimo, con i nostri grandi telescopi, adesso sto facendo quello con il diametro di 50 metri, vediamo fino, è diventato una macchina del tempo per noi il cielo, le stelle più lontane, guardando quella luce vediamo le cose come erano 13 miliardi di anni fa. Il cielo è un'altra roba oggi. Quindi se io racconto ai miei giovani, no, agli adolescenti, agli adulti, che Gesù si stacca da terra, questi mi guardano e dicono, no, si stacca da terra. Allora noi dobbiamo cercare un'immagine che parli oggi, è così che si trasmette il Vangelo, perché c'è qualcosa di straordinariamente bello e profondo dentro quella immagine, ma oggi facciamo fatica a usarla. O almeno alcuni di noi fa fatica, chi si trova a suo agio continui. Dopo dovrà rispondere a Yuri Gagarin, che nel 61 gira intorno alla terra e dice no, non l'ho incontrato Gesù. Allora, cosa sto cercando di dire? Vediamo se ci arrivo. Perché mi viene in mente l'immagine dei limoni di Montale? Perché esprime proprio bene il senso che hanno voluto consegnarci i nostri padri quando hanno elaborato l'immagine dell'ascensione al cielo. Gesù ascende al cielo non perché si stacca, non per creare una distanza, non per dire ciò che era in mezzo a noi ora non è più tra di noi. Il fuoco che ha percorso le vie del mondo adesso si è rifugiato al di là del cielo. Il mondo è tornato grigio, il mondo è tornato buio, freddo. No, quell'immagine vuole dire la presenza di Gesù è diversa da prima, non è più disponibile come prima. Prima potevamo abbracciarlo, ascoltarlo, le corde vocali del maestro facevano risuonare l'aria, lo sentivamo, parlava in aramaico. Oggi non è più possibile, perché è morto ed è vivo, più di prima, in modo diverso da prima. Come facciamo a esprimerlo? Ascensione al cielo. Oggi magari diremmo, Gesù morto, l'abbiamo visto morto, proprio morto, ha preso tante di quelle botte che l'hanno ucciso e poi l'abbiamo messo nel sepolcro. E poi è diventato un'acqua di luce ed è penetrato nel terreno e ha fatto fiorire la roccia e il deserto, e da quel momento la fioritura non si è più fermata. Non so, magari potremmo usare un'immagine così per dire la sua presenza è reale, profonda, vitale, è vivo. Io sono disposto a dare la vita per lui. Questo è il modo con cui forse oggi annunceremo tutto questo. Allora, dico questo perché alle volte mi sembra che ci, come dire, impegoliamo dentro delle cose un po' strane. Ad esempio, per sentire Dio vicino ho bisogno di cose straordinarie, magari piccole cose straordinarie, magari piccole cose che capitano solo a me. E invece noi abbiamo i limoni. Guarda un po', Montale dice, quando poi torni in città, i limoni non ci sono più, e vedi il cielo solo ogni tanto lì in mezzo ai palazzi, in mezzo al grigio, e poi arriva l'inverno, il cielo plumbeo, la noia, la tristezza, la pioggia, però, ogni tanto da un portone chiuso male, che dà sull'interno di un cortile, traluce il giallo dei limoni, i gialli dei limoni, e allora ti ricordi l'odore dei limoni, allora rivivi l'esperienza che hai fatto in campagna, allora lì c'è il sussurro che ti parla,
nei limoni, dentro nel cortile, nella vita quotidiana. Questo vuol dire che Gesù è asceso al cielo, che la sua presenza fa fremere di vita tutte le cose. Che non è vero che per stare con Dio devo rinunciare alle cose ovvie, banali e quotidiane, ma che per stare con Dio occorre che impari ad accogliere con gratitudine e a godere fino in fondo delle cose ovvie, banali, quotidiane. Si capisce? Oggi ho una predica così, eh? Si capisce? Datemi un ritorno. Chi dice no, non è chiaro, alzi la mano, sia coraggioso. Avanti, Carmen è coraggiosa. Questo è fondamentale, eh? Perché altrimenti noi faremo sempre la figura di quelli un po' strani. E qualcuno dirà, beh, è un merito fare la figura degli strani in questo mondo. Magari ha anche senso dirla così, non lo so. Però non è che dobbiamo proprio fare a gara per sembrare gli strani. Perché Gesù non è stato strano. Gesù è stato un uomo fino in fondo, ma così tanto che gli altri non lo capivano, che noi non lo capiamo. Ma non perché è un super uomo, ma perché è un uomo fino in fondo. È uno che quando vede i limoni capisce tutto. Quando Gesù racconta le storie e le parabole, non parla mica di asini che volano, no? Non parla mica di cose incomprensibili. Dice, sapete, il regno di Dio, beh, io sono passato, ho visto nel cortile i limoni, stavo passando, ho visto una donna che impastava il pane con un po' di lievito, guarda, questo mi parla di Dio. Sì, perché Dio è così, eh? È come il lievito, guarda. Si confonde nella farina, non lo vedi più, non puoi più distinguerlo dalla farina, ma vedi gli effetti. Il lievito non lo vedi più, ma vedi la pasta che si gonfia. Dio non lo vedi più, ma vedi la vita che matura. Gesù non lo vedi più, puoi dire che è in cielo. Ma vedi gli effetti delle persone che lo conoscono. Gesù parla della donna che perde una moneta. Dice, guarda, ho visto quella donna stamattina. Oppure, mi ricordo mia mamma, una volta aveva perso una moneta. Si è messa in ginocchio, l'ha cercata, spazzata, finché non l'ha trovata, eh? E io, dice Gesù, che ero bambino, sono cresciuto con l'immagine della mamma che cercava la moneta. E questo mi ha fatto pensare, beh, Dio è così, eh? Dio è così, si mette in ginocchio per cercarci finché non ci trova. Oh, discepoli, sapete, l'altro giorno ho visto Efraim, il pastore, sapete, no? Era tutto preoccupato perché ha perso una pecorella, che non è sua, quindi era un problema. Poi è andato a cercarla e finché non l'ha trovata, le altre le ha lasciate lì, un po' in disparte, si è fidato, e questo è partito finché non l'ha trovata. Ho pensato, beh, Dio è così, eh? Cioè, capito, noi siamo chiamati ad avere uno sguardo poetico, dicevamo già, profetico, cioè capace di accogliere le cose come sono, che parlano e dicono quello che dicono, perché i gialli dei limoni vogliono raccontarci del Signore della vita. Allora il problema non è che Dio faccia qualcosa che mi convinca. Nei Vangeli ci sono persone che si avvicinano a Gesù dicendo fai qualcosa che ci convinca, fai qualcosa che mi sciolga i dubbi. Peccato che questi sono alcuni scribi e farisei induriti. Peccato che questo è il nemico, il Satana che si avvicina a Gesù dicendo ascolta, se vuoi essere convincente, fai qualcosa di eccezionale. E Gesù dice, guarda, preferirei passare dai gialli dei limoni. Gialli dei limoni, dice il nemico. Trasforma i sassi in pane. Le lettere di Berlicche, abbiamo già citato qualche volta questo testo così profondo, sentite il nemico, il satanasso lì, il Berlic, il diavolo tentatore, cosa suggerisce al nipotino tentatore alle prime armi per fregare, lo chiama il paziente, il, come si dice, l'assistito, il giovane che si è appena convertito al cristianesimo, dice così, fai in modo che nel tuo assistito aumenti sempre di più quella tendenza già forte negli umani, la negligenza delle cose ovvie, dei limoni, la negligenza delle cose ovvie. Fai in modo che sia rapito dalle realtà più alte, più mistiche,
oppure sia attratto dalle bassezze, della lussuria, della superbia, dell'ira. I risultati saranno identici. E con qualcuno funziona meglio la lussuria, con un altro l'astrattezza delle cose alte. Ma guai se il tuo assistito si interessa delle cose ovvie. Fai in modo che si distragga. È forte, no? In un altro passaggio Berlicche dice: oh, è curioso, la gente pensa che il nostro compito di noi diavoli tentatori sia anzitutto quello di mettere dentro loro dei pensieri. Ma non è così, il nostro compito è anzitutto di distrarli, perché ci sono i limoni che sussurrano, i rami che parlano. Dobbiamo evitare che li ascoltino. E perché sussurrano e parlano? Perché il Signore Gesù è asceso al cielo, oppure è penetrato nel terreno, è la stessa cosa, cioè fa fiorire tutte le cose e le fa fremere della sua presenza. Allora, conclusione, beh, ognuno di noi è sempre un po' tentato, no, di dire certo, la mia vita sarebbe diversa se io avessi fatto scelte diverse, vivessi in un altro posto, magari in Svizzera, o in una situazione politica diversa, oppure se avessi sposato una persona diversa, se i miei figli fossero diversi. Siamo tutti sempre tentati, come il film di Puppi Avati, no? Il cuore altrove, un film simpatico quello, il cuore è sempre altrove, sempre da un'altra parte, non qui coi limoni che sussurrano, altrove, se fossi coi bossi ligustri e con gli acanti, ma lascia perdere, è qui che ti sussurra. Chiediamo di incarnarci, di giocare al grande nascondino. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, quindi andate anzitutto lì dove siete e vivete lì e fate emergere la mia presenza. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.